è un presunto. Va a bene, volte. Ragazzi, è mezzanotte e 38, qui abbiamo Moroni che ci sta addormentando sul microfono. Io penso che mi devo alzare alle 4, perché fortunatamente attacca alle 6. Non è che ci vai a dormire, tu, in pratica. No, ma un po' di ore. Poi tanto dormo domani sull'aeroplano, non vi preoccupate. Meno male, dai. Finisce. Per la gioia di quello che ti capiterà a casa. Vabbè, ma qua, tanto poi riparto l'aeroplano lunedì mattina, parto alle 6.05 dal Prato di Cobrat. Ah, perfetto. 6.05 di mattina. Facciamo tutta una tirata domenica. Bene, bene. Ma che dobbiamo fare? Va bene, allora, io non vi dico altro, divertitevi, guarderò i vostri commenti su Facebook, esatto. Nell'ora che attende l'entrata, diciamo, delle squadre al Camp Nou, questo primo tempo, esatto. Sarò curioso di vedervi che cosa scrivete. Però nessuno dei due poi scrive durante la partita. No, mi raccomando, si scrive all'ultimo. No, però, sono persone serie. No, non fate l'errore mio che al gol, alla fine del primo tempo, ho cominciato a pubblicare la foto di Medel a tutti e me la sono rischiata. Poi dopo, vabbè, guarda, il Pampa secondo me è tipico tifoso della Roma, non ho capito perché me l'hanno detto ma sai che me lo dicono in tanti? Mi dicono che sei tifoso della Roma. Valeri invece no, Valeri è proprio invece quello pagato. No, lui è tifoso interista proprio. Valerio, sai che siamo sbagliati al contrario proprio. Io sono tifoso dell'Empoli. Questa era da applauso. Questa è fantastica. Ci sono io in console e non sono capace. No, ma io era perché per fatto era verso Di Cosmo, perché Davide aveva cominciato a dire no perché finisce no gol, l'Inter non fa manco un gol, allora ha detto vabbè, mo lo abbiamo un po' in giro. Ma era solo per quello. Era no, solo... ma Davide tocca smettere di ascoltarlo, però. Ma dopo lo dice perché Davide non è fuori con la in un viaggio romantico con la moglie, esatto. La chiusura della trasmissione, diciamo, il pronostico il pronostico per Derby, io Valeri ti consiglierei di non ascoltarlo, esatto. Di chiudere. Ma infatti io andrebbe virato per legge. I pronostici non li può fare un laziale romanista, ma in che mondo viviamo? Cioè, nel senso, non esiste proprio. Per questo che va assolutamente censurato Di Cosmo quando fa queste cose. Va bene. Chiamiamo Gabrielli. Va bene, Marco, buonanotte. Mi senti? Buonanotte. Buonanotte Max, sentiamo poi lunedì, grazie dell'ospitalità. Sì, lunedì mi raccomando, Nino delle Aquile e martedì la Dana dei Lupi, sempre alle 21:30. Poi Valeri c'ha pure delle belle sorprese, quindi campana, Esatto, buonanotte a tutti. Pure noi andiamo sempre in Serbo 1, dai. Esattamente, speriamo che ce la fate lunedì prossimo. Va bene, un abbraccio, buonanotte. Ciao ragazzi, buon weekend, ragazzi. Buonanotte. Ciao, un abbraccio, ciao. Buon derby Valeri. Non risponde mai, tanta camomilla. Ciao ragazzi, ciao. Beh, insomma, dai, alla fine siamo un po' depresi. Vabbè, Valerio è tifoso dell'Empoli, comunque, quindi per contro la minuti. Juve. Però era, secondo me, era anche questo era sottile, perché adesso c'è Empoli Juve. Quindi ha detto: sono tifoso dell'Empoli, bravo. Vedi? Per quei 90 minuti bisogna leggere tra le righe. Sentite, ma tra Stendardo e Roncaglia chi mettereste in campo? Bella lotta. Roncaglia nel Genoa dove gioca questa settimana? Peccato che sia la Fiorentina. Roncaglia è la Fiorentina, è vero, quindi a Genoa no, escluso. E l'Atalanta via. Invece va Stendardo. A Milano, dovrebbe marcare Carlos Bacca, l'avvocato. Guarda, Roncaglia c'ha più il vizio del gol rispetto a Stendardo. Però è pure il vizio, se io la Fiorentina. E che Stendardo? Ma chi vede? ma la Fiorentina sta messa male. La sfida scende. Ma non credo che mo ce l'ha la Fiorentina. Guarda. No, non ce l'ho. Sta lì la tua classifica. È tutta una magusta. No, aspetta un momento, perché sennò qua mi fraintendono. La Juve non la sta nominando per niente. Ci sono tifosi viola che ci stanno ascoltando. Dopo non vorrei che poi dopo c'ho la bacheca tempestata da tifosi viola. Pampa vattene. Perciò, no, secondo me la Fiorentina comunque farà una bella partita, però.
è rischiosissima, perché Zenga poi tra l'altro cuore nero-azzurro, attenzione, va sempre a sbattere l'oro. È incredibile, guarda, sempre a sbattere. Comunque questa cosa di essere tifoso della Roma me l'hanno detto parecchi, eh. Ogni volta dico, no, ma perché sei tifoso della Roma, commenti ogni cosa, certo. Ma sai che è l'ambiente, purtroppo è questo. Purtroppo che è questo. E il Palermo invece gioca a casa col Chievo, interessante. No, la Serie A propone belle partite, però la Juventus, ragazzi, se vince e altre ancora sopra si fermano, attenzione, Moro, tu se vince, se fermano le altre, troppi se. Però la Juve torna, secondo me. Ma la Juve piano piano, sì, Pogba adesso vedi che comincia a tornare. Pogba, speriamo, ce l'ho fatta calcio. Dipende molto da Pogba, la Juve. Sì. E poi anche sto Dybala ancora non si è fatto vedere, quindi. Io ho detto che è un iturbe ancora più costoso come operazione. Babbo, ragazzi, e che vi devo dire? Che facciamo? Pampa, dimmi tu. No, io direi in chiusura proprio, visto che proprio siamo in chiusura, questa bomba clamorosa, prepara proprio la bomba di Davide Di Cosmo, che ha scritto oggi messaggio e il pronostico. E dico io la prima cifra della partita e il numero dei gol che farà la Roma, e Davide dirà il numero dei gol della Lazio. Parto nel frattempo dicendo che il risultato di Roma-Lazio di Davide Di Cosmo, vai con la bomba. Sì, aspetta che la cerco. Roma-Lazio questa settimana Roma. È 1. Questo è la bomba, 1, quindi fisso per Davide Di Cosmo. Risultato esatto: Roma 4 e Lazio 2. Questa è proprio la bomba finale di Davide Di Cosmo, che salutiamo, che non c'è, lo sappiamo, abbiamo detto questa settimana. Esatto. Vabbè, quindi goleata proprio, gran goleata. Mi sembra che abbia dato anche un altro di pronostico. Sì, sempre, no? Importante. Esatto. Fare, Sì, ha dato anche il pronostico della partita del Barcellona contro il Villarreal, che finisce 1-4. Oh, perfetto, vale. È questo. E con un'altra bomba questa è l'aereo. L'aereo, perché Maxi tra poco avrà l'aereo e se ne va a Barcellona a vedere giustamente questo 1-4 per il Villarreal, con la maglia proprio già nuova, quella nuova. Io con la maglia nuova del se Barca. Succede il basore del campo di Maxi verso Ter Stegen, vediamo il selfie al 4 gol. Non gioca. Per questo parti, ma come mai Claudio Bravo non bravo, perché bravo deve essere no, perché non gioca Ter Stegen, perché gioca Ter Stegen? Ter Stegen gioca solo in Champions League. E per quale motivo? Perché... quindi con la Roma giocherà Ter Stegen? Sì. Buon. Il gol l'ha preso anche se... Non si capisce però perché. Perché sono due buoni portieri, no? Si cerca di fare... L'anno scorso è stato così, Vampa. Si è vinto il triplete, perché cambiare, e poi comunque... Il ragazzo tedesco è una grande promessa. Sì, è giovane poi. Una grande. Certo, non è che puoi bruciarlo per un paio di gol, un po' così. No, anche se mi sembra giusto che in campionato, insomma, ci sia questo bravo esperto che comunque nell'ultimo, dobbiamo dire, Claudio Bravo, negli ultimi 2 anni si è portato a casa un buon piazzamento del Cile ai mondiali. Molto buono. Il triplete col Barcellona e la Coppa America. Esatto. Quindi insomma a 33 anni insomma. Comunque salutiamo anche questi grandi ascolti stasera, tanti ascoltatori. Salutiamo, volevo fare un applauso, tanto per cominciare è doveroso, al gruppo degli amici di Club de Football. Li salutiamo tutti quanti, uno per uno, perché sono veramente tanti. Bravissimo. Su Facebook gli aficionados della nostra trasmissione, ormai il venerdì sera Friday Night, anche se Davide l'altra settimana l'ha fatto in solitaria, è venuto comunque benissimo. Bene. E quindi tutti i venerdì sera veramente va alla grande, ma anche il lunedì comunque alle ore 19. Sì, più ridotta, e insomma poi già belli abbiamo. È un po' più d'élite, è d'élite. Gli opinionisti che guardano tutti i campionati. Esatto, no, il lunedì è un po' più ricercata come trasmissione, il venerdì è un po' più esattamente varietà. Comunque sì,
questo è il gruppo di club, gli amici di Club de Football e tutti ovviamente i nostri ascoltatori, da, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione. Va bene, insomma, che dire, Moro, chiudiamo, andiamo in chiusura. Ma perché io mi sto a dormire, hai visto, Davide visto, è preoccupato per, hai visto Valerio Benaldi come esternava, esatto. E io so più che le tengo dentro, però quest'anno un po', quest'anno i romanisti sono molto più spenti. L'anno scorso mi ricordo proprio tutte le puntate, no, di Maxi. Tutte le puntate erano super Corbate Borisov, Szczęsny ha preso coda a metà campo quasi. No, quest'anno c'è meno entusiasmo. Sembravo io un porta nervoso, no? Campo 11 in Champions. Maxi invece sta a pancia piena perché ha vinto tutto. Con Florenzi con la 55 metri con Barcellona. È Roma che non te dà punti fissi. Esatto. Non te dà... Maxi sta a pancia piena invece quest'anno perché l'anno scorso ha vinto tutto. E l'unico entusiasta quest'anno sono io. Perché sei il Papa, devo vincere anch'io quest'anno. Che cavolo. Andanovic ha chiesto rinnovo col bonus per vittoria scudetto. È vero, è vero. Quindi ci crede Andanovic, vediamo. Ci crede appunto che ci mette i soldi, diciamo. Ci mette i soldi, dice voi vincete, metteteci i soldi. Vabbè. Va bene, allora, appuntamento Vampa per domani? Sì, grandissimo appuntamento domani sera dalle 23, condominio Roma Futura, mi raccomando, con me Fabrizio Caputo, la Gossipara Giulia. E poi c'è soprattutto anche tanti ospiti domani sera con il nostro musicante Alessio, che ha fatto il suo esordio un'altra settimana, due settimane fa, bravissimo. Ci sarà un grande gruppo, il Guaio, direttamente da Sanremo, visto che forse dovranno andare tra le nuove proposte. Si aspetta ovviamente con loro domani in diretta, ci sarà il brano, annunceranno per Sanremo e lo manderemo per la prima volta proprio su Radio Roma Futura. E poi ovviamente tanti inviati, i nostri inviati da ogni parte d'Italia, Robertino, la Giulia, la Vale, Brando e Raff, insomma grande varietà domani sera, vabbè, mi non raccomando, non dimenticare di salutare il Dipartimento di Informatica, assolutamente, dell'Università di Bari, sì, tanto ormai ci ascoltano. Sta male, parte l'attacco Eger della Roma Futura. Ormai ci ascoltano da tutte le parti d'Italia, dobbiamo fare ogni volta un sacco di saluti. Anche quindi... fuori Italia. Sì, ogni sì, volta sì. Che il Moro fa la trasmissione, ricordiamo che. Ci scrive anche la Russia. La Russia. Esatto. E poi anche Adam, salutiamo. Anche Adam, che ci ascolta. Un po' tristezza. Maxi, un'ultima cosa, ma. Il solo cast. Nella Premier, no? Perché oggi mi hanno fatto delle richieste soprattutto sul Chelsea. Io l'idea di insomma, del problema del Chelsea ce l'ho, ma secondo te qual è il problema? Io so, sei Mourinho, la completamente spompati quei giocatori che hanno bisogno di altra. Il problema è che non lo daranno mai via Mourinho, uno perché costa tanto e due perché il pubblico è dalla tua parte, quindi sarà difficile perché questi devono cambiare ovviamente tutta una squadra intera. Io credo che veramente il vero problema sia Diego Costa. Non è un giocatore che non ti fa vincere le partite, Federico, ti fa prendere quei gol che prendono incredibilmente e le prestazioni che fanno. Il problema è che sono completamente sporchi. Lui per la prima volta ha pensato di fare un progetto a lunga scadenza, però usando i soliti suoi metodi. E quindi qual è il metodo? Tu lo dovresti conoscere bene, è stato il tuo allenatore del triplete. Spompa completamente i suoi giocatori, poi lui però va via e quei giocatori rimangono sul groppone, cioè i Cambiasso, i Milito, che erano ex giocatori l'anno dopo. Voi avete la colpa al poro Benitez, avete dato la colpa, ma insomma, beh, però Benitez dovunque è andato, a parte il Liverpool, ha fatto male, no? È normale. Con l'Inter ha vinto due, quante coppe ha vinto con l'Inter? Ma la Coppa del Mondo del club. La Coppa del Moro. Tu che ci faresti? Coppa del Mondo del club. No, niente, Coppa del Mondo. Vabbè, ragazzi, cioè io ho l'obiettivo, abbiamo giocato con Pizza e Fighi, cioè. Tu, vabbè, perché in genere la Coppa del Mondo del club è la sudamericana che è la sfida. L'International di Porto Alegre si è fatta buttare fuori Del Benitez, fammi capire. No, ma io infatti ho festeggiato come se fosse una. No, no. Quante ce n'hai? 8 in bacheca? No. Quante ce n'hai? 3. E allora stai pure a lamentarti, cioè se giochi male prendi co contro chiunque, appunto, visto Zenga con i Boscaioli inizio qualificazione. Il problema è che Mourinho pensa che
poteva spompare quella sua squadra, l'ha spompata, solo che lui rimane là, non va via, e quindi o gli cambiano tutta la squadra o con lui andrà male. C'è poco da fare. No, io non so.